Buongiorno, come state? Oggi è un nuovo giorno e ho fatto un po' di ordini da Amazon ieri, quindi oggi mi arriveranno tutti e vi farò vedere cosa ho preso, principalmente per Aurora, quindi come sempre, però sono cose utili che se avete dei bambini secondo me servono. Oggi è il secondo giorno che Aurora fa la lunga, esce sempre alle 3:30, quindi è questo l'orario in cui l'andrò a prendere, però ho 2 orette da dedicare a me, in cui penso che filmerò qualche video arretrato e comunque editerò il video di Questa oggi. mattina sono felicissima perché finalmente ho il giacchetto lungo, infatti è iniziato a fare freschetto a Roma, non un fresco atroce, però insomma un po' alla volta mi va bene così. Diciamo che comunque si sta benissimo, io sono in giardino, fa un po' freschetto, sicuramente tra un po' farà più caldo, infatti ho messo un vestito che è pressoché senza maniche. E di conseguenza, insomma, almeno non sento poi caldo. Adesso devo andare a fare il latte ad Aurora e svegliarla perché è tardi e dobbiamo andare al nido. Io sono sveglia da 2 ore più o meno e quindi io sono sempre quella che si sveglia prima di tutti. Claudio è tornato alle 2, io l'ho aspettato e mi sono vista un po' di puntate di Jane the Virgin e basta, questo è stato pressoché ieri. Oggi in progetto devo andare un attimo nel risparmio casa a comprare delle cosine. Poi vorrei andare da Teddy, ma credo che rimanderò a domani perché domani c'è anche Claudio, siccome anche lui voleva venire con me e vedere delle cosine, perché vogliamo addobbare casa, ancora non ci siamo riusciti, ma lo faremo. E quindi niente, cioè secondo me anche quando c'è una bimba è molto più carino addobbare casa, mettere anche poche cose, solo per riscaldare un po' l'ambiente, no? Non lo so, a me piace e quindi lo faremo. E poi cos'altro vi volevo dire? Una cosa che ieri mi ha dato un po' tipo di perplessità, una cosa sciocca, hanno aperto la cassa nuova al Lidl, no? Cioè c'era l'apertura cassa e praticamente si sa che si va in ordine di fila, no? Una ragazza ha preso, mi ha dato il carrello addosso per passare prima di tutti, poi tra l'altro noi stavamo tipo noi altri 3 signori con 3 pezzi, no? Qua, 5 pezzi, quelli che so, e lei ha un carrello pieno, ha preso, ci ha scavallato a tutti, è andata. Sinceramente io che non mi riesco, cioè che non sopporto queste cose, ho detto scusi signora, ma cioè il signore è il primo che stava davanti, che era tra l'altro anche anziano, quindi cioè anche per gentilezza lo poteva far passare a priori, no? Che stava prima di tutti, cioè se apre la cassa va lui. E lei, Ah ah sì. sì, è vero, non l'avevo visto. Cioè tu non vedi una fila? Vabbè, si è inventata la scusa, diciamo, per pulisse la coscienza, cosa che è successa anche al parco che siamo passati in bici. Una signora ha fatto così: oddio, ma questi qua devono passare. E io ho detto: scusi, signora, però il parco non è il suo. E lei: ah, sì, ha ragione. Cioè, io non capisco queste persone che magari c'è una persona che non riesce a reagire o a rispondere e loro fanno i bulli della situazione. Io magari che poi rispondo, allora stanno zitti e mi danno ragione, no? Però, cioè, perché? Perché? Ma se il parco è di tutti, no? Ti scansi, che poi c'era spazio, io stavo aspettando che lei finisse di correre e cioè, tipo la strettoia si allarga, no? E poi passavo, e lei invece niente, si è levata, è andata infrattata, si è innervosita, ho fatto tutto da sola. Io ho detto scusi signora, però il parco non è privato, è pubblico, e lei, sì, ha ragione, prego, prego. E quindi, vabbè, queste esperienze di vita. Mi sono anche già truccata oggi, in realtà ho messo solo mascara e un po' di blush rossetto e basta. Tra l'altro voi mi vedete truccata nei video, ma io non sto mettendo fondotinta, non metto fondotinta da luglio perché sinceramente con l'abbronzatura non ne sento la necessità. Metto ovviamente il correttore, però fondotinta zero e la pelle mi piace. Ora stanno spuntando un po' di bobbi che ci ho messo anche in questo caso il correttore sopra. È un periodo che mi escono tantissimi, infatti io pensavo fosse quel periodo stesse per arrivare, invece no, vengono a priori. Non mi sono mai venuti i brufoli, mi vengono a 30 anni. Vabbè, comunque vado che è tardi, tardi, tardi. Io parlerei per ore e invece devo scappare. Olele, sono uscita da lavoro, top, top, top. Come va? Come va? Come ve va? Stavanti? Ma se può sentire, mi sono fatta una treccia nel mentre perché almeno avevo i capelli stamattina che non mi piacevano molto
e sembro più in ordine. Adesso praticamente sto così con la mano sul volante, ma cioè, la macchina spenta, neanche la chiave inserita. Sono uscita da lavoro un pochino più tardi rispetto al solito, però vabbè, nulla di che. Adesso volevo passare al volo da risparmio casa e prendere anche le cose per il pranzo, pranzare e se riesco, girare il video dei finiti. Dico se riesco perché devo anche editare, quindi vediamo un attimo. Volevo comprare delle cose appunto per casa perché servono, però non so se ce la faccio, ecco, a fare tutte queste cose perché Aurora mi esce alle 3:30. E quindi sono già le 2, ho veramente il tempo contato, quindi non so da dove iniziare. Sicuramente mi vado a prendere qualcosa per pranzo e vediamo un attimo se trovo dei prezzi magari convenienti, anziché andare al risparmio casa vado là, o se no rimando e vado domani da risparmio casa. Sto ragionando con voi, in 3 secondi vi ho fatto il controllo di quello che ho appena affermato. Vabbè, intanto vado al Todis, così almeno, o all'Eurospin, dai che non ci vado da un sacco, vado all'Eurospin e ci vediamo là. Raga, che cacchio è questo schifo? Ragazzi, sono riuscita a cacciare quel ignobile essere. No, non lo so che cosa era, se un bombo o un calabrone, ma qualcosa di brutto era. Come vedete, poi a Roma è iniziato a fare caldo perché sto senza giacchetto. Comunque era osceno. Calcolate che io non ho paura di vespe, api, cioè non mi danno fastidio anche quando tipo andiamo agli agriturismi, non sono una di quelle persone che scappa, ma sto coso era così grosso e non sto scherzando, con un pungiglione lunghissimo che si vedeva a occhio, quindi ho detto è il caso di scappare. Svuota la spesa Eurospin. Ho speso 30 euro, 29 qualcosa, e vi faccio vedere cosa ho comprato. Allora, Emmental, questo voglio fare una ricettina carina se riesco, tipo un borroll. E quindi ho comprato un po' di Emmental per farlo filante stasera per me, Auri e Claudio, poi vedremo se ci riesco. E da abbinare per noi farò le zucchine grigliate e per lei un mix tra zucchine e patate. Poi così le do anche i carboidrati, diciamo. Ho preso per Claudio i fiocchi di latte, 2 confezioni, il resto l'altro eccolo. Poi da avere sempre a casa un po' di cotto, c'è cioè un altro zanzara, oggi è la giornata. Ho preso questi qua che sono praticamente i cubetti. Poi una cosa fighissima che mi ero scordata che avesse Eurospin, infatti l'ho ripresa, è praticamente questo qui che è il riso integrale cotto a vapore, quindi praticamente queste sono 2 porzioni, lo mettete direttamente al microonde o in pentola come preferite, gli date una scaldata per 2 minuti appunto ed è pronto. La cosa carina è che appunto è precedentemente cotto a vapore e diciamo che metà busta ha 263 calorie. Praticamente mangiate questo con un condimento e avete pranzato. E la cosa che vi volevo dire è che una volta aperta va consumata entro 3 giorni perché poi ammuffisce, e conservatelo in frigo, cioè sia la versione integrale che la versione non integrale. In offerta stava il prosciutto, voi sapete che io comunque mangio solamente tacchino o petto di pollo, però l'ho preso a Claudio perché lui sta facendo la chetogenica, quindi non mangia carboidrati e di conseguenza sta mangiando solo proteine, sia vegetali che animali. Poi rifiuto secco, sacchi condominiali, questi qua per i classici sacchi per la spazzatura. Poi ho ripreso dell'uva, sono gli ultimi giorni praticamente dell'uva, quindi ne ho approfittato. Se riesco domani vado al mercato, infatti ho preso come frutta e verdura solamente zucchine e uva. Poi mi sono presa questi da portare al lavoro, dei cracker, o anche da mangiare magari il pomeriggio come spuntino. Per fare colazione ho preso queste ciambelline, mi piacevano tantissimo quando ero piccola, le ho viste e le ho volute prendere. Anche queste una tantum da dare anche a Auri, comunque qua ce ne sono 8, quindi a noi ci dureranno tipo 2 settimane.
perché appunto non le mangiamo tutti i giorni e vabbè, sono piene di zuccheri, però sicuramente ogni tanto si può fare, io magari la domenica, insomma, vediamo. Contorno grigliato, questo qui è buonissimo, sia da fare così al volo perché è completo, ha patate, peperoni, melanzane, zucchine. Oppure anche da aggiungerci tipo il pomodoro e fare una ratatouille, che la ratatouille si mangia o così, quindi semplice con la pasta di pomodoro, o appunto farci la pasta vegetariana all'ortolana, io la chiamo, non so poi se si chiama in tutti i modi. Una cosa sfiziosissima, infatti questo sarà il mio pranzo, ho comprato questi qua, mi sono sempre chiesta se esistessero già pronti, e infatti esistono, e sono le macedonie di verdure cotte al vapore. Io vedo sempre nei frighi tipo il riso, che so, riso nero e verdure, no? Couscous e verdure, ho pensato, però cavolo, alla fine queste sono tutte verdure tipo sotto al vapore in scatola, quindi chissà se esiste un coso di macedonia di verdure. Effettivamente esiste, io è la prima volta che lo noto e lo cerco per bene, e quindi farò questo riso solo con verdure per pranzo, insomma, e è comunque un pranzo leggero. Queste verdure comunque sono cotte al vapore, poi in generale le verdure non sono caloriche chissà quanto, quindi ne potete fare veramente a buffate. Poi latte parzialmente scremato, ne ho presi due, questi qua vanno al frigo. E poi ho preso sempre per fare stasera questo che ci voglio provare a fare tipo il borrollo, ora vediamo gli involtini, vediamo un attimo. E poi ho preso la tagliata di pollo per Claudio e basta. E poi vabbè la busta, perché insomma sono stanca di comprare buste e bustine, mi compro questa, la devo rimettere tra l'altro in macchina e basta. Questo è quanto, tutta la mia spesa. Ho speso, come vi dicevo, 30 euro ormai, da che spendevo 15, 20 euro, 19, meno di 30. Se prendo cibo per almeno 2-3 giorni, vabbè, alcune cose ti rimangono, ok, però altre veramente ci campi 2 giorni. Tipo in questa spesa, alla fine, raga, questo, cioè, mi dura 2 pranzi. Vabbè, i cracker non contiamoli, però anche questo comunque, cioè, cioè o a cena, questo pure, o solo a cena o solo a pranzo, cioè non è che ho fatto la spesa chissà come, saranno 2 giorni di spesa, 30 euro, non riesco a spendere meno, mi devo fare un menù, mi devo fare qualcosa perché veramente stiamo spendendo un casino. Per fortuna ultimamente non andiamo più, come vedete, spesso ai ristoranti, quindi ok, però siamo andati pure ieri alla Lidl, no, ieri, l'altro ieri, e abbiamo speso un'altra 20, 2 giorni fa altri 30, cioè se vi fate il calcolo, comunque una famiglia campa, noi almeno di 3 persone a Roma, perché c'è anche da dire questo, magari in altri posti è più economico, non lo so, di solo di spesa facciamo un centinaio di euro, se comprendete frutta e verdura, latte, cioè proprio 400 euro al mese di spesa. Prima non era così. Non so se siamo noi che spendiamo troppo, perché 400 euro al mese mi sembrano veramente tanti di spesa, però non lo so. Magari siamo noi il problema. Metto tutto via e faccio il pranzo e ci vediamo non so quando, dopo. Ecco qui, vedete, mettete tutto in padella, mescolate di tanto in tanto. E questo è il mio pranzetto. Nel frattempo, raga, ho preparato e tagliato le zucchine da fare alla griglia questa sera e mi faccio un bel caffè. Le zucchine le ho riposte in frigo. Alla fine dovevo girare un video, ma non ci sono riuscita. Sono solamente riuscita ad editarne uno. In più ho tagliato le zucchine per portarmi avanti questa sera, perché con Aurora, se le prende, diciamo che vuole stare in braccio e tutto quanto, essere consolata, giocare, chi più ne ha più ne metta, non riesco a tagliarle, mentre il polpettone comunque ci metto poco a farlo e poi farà tutto il forno. Le zucchine le devi tagliare una per una, quindi non è che ci metto 6 giorni, però se lei ce l'ho in braccio col coltello non si può fare. Invece il polpettone con una mano, noi mamme riusciamo a fare di tutto. Comunque anche papà, se è sempre, no?
Mi prendo il caffè, lo prendo a casa perché devo dirvi la verità. Ah, scusate, io c'ho i piatti da lavare, mi sono scordata il brillantante. Quindi praticamente la lavastoviglie me li lava sto usando questo sapone alga ed è validissimo perché lava benissimo. L'unica cosa è che ovviamente non essendoci il brillantante alcuni bicchieri mi vengono opachi e a me dà fastidio, cioè sono puliti, lavati a 95 gradi, cioè non hanno batteri, però non mi piace il fatto che siano opachi, quindi sto aspettando perché dopo passo e compro il brillantante. Ho anche preso il mio integratore vegano per i capelli di Airbust che mi ricollego, non sto sponsorizzando, me l'hanno mandato 18.000 anni fa e quindi poi li ho ricomprati, poi me li hanno rimandati. Andate, insomma, sapete, io sono sempre molto onesta. Una su Instagram mi ha lasciato un commento che mi ci ha fatto rimanere male, dicendo tipo: meno male che lei non sponsorizza e non collabora con le aziende. Allora, innanzitutto, mai detta questa cosa, anche se l'ho detta penso sia in passato, 10 anni fa, perché non collaboravo, ho appena aperto. Ma in linea generale, io ho detto che seleziono le aziende e quando mi propongono di sponsorizzare, a meno che non sono, diciamo, dei video, delle stories proprio pubblicitarie, non accetto review positive sotto compenso, ecco, diciamola così. Ma in quel caso preferisco solo lo scambio di prodotti. Quindi tu mi mandi il tuo prodotto, io lo mostro. Se voglio che l'ho provato, ne parlo. Se no, ancora non l'ho provato, lo spacchetto e basta. Se poi mi piace, ve lo consiglio. Se non mi piace, ve lo sconsiglio e basta. Perché con la collaborazione tu sei libero di dire ciò che vuoi. Con la sponsorizzazione tu devi per forza elogiare il prodotto, no? Quindi sostanzialmente, a meno che non si tratta di un prodotto tipo, esempio, una tuta che bene o male, cioè non può essere proprio di scarsa qualità, poi il tessuto si sente, ci sta scritto da cosa è composto sul sito, quindi una volta che tu verifichi che quel tessuto insomma è buono, che anche la vestibilità è buona e tutto quanto, allora quello è un discorso. Se invece devo sponsorizzare, che ne so, una lavapavimenti, non l'ho mai provata, non lava bene o mi accorgo che perde e si rompe dopo un mese, è normale che gli dico no, ragazzi miei, mandatemela, la mostro, se voglio ne parlo, se non voglio non ne parlo, oppure ne parlo in modo negativo in questo caso, no? Quindi nulla, io ci sono rimasta male che mi è stato detto questa cosa, perché comunque io lo scambio di prodotti l'ho sempre fatto e continuerò a farlo perché è una cosa che mi piace il fatto di provare cose nuove, di provare cose nuove che magari in quel momento magari io non potrei permettermi. Mi piace il fatto di testare. Io adoro i prodotti make up, di skincare, però avendone tanti ho smesso di comprarli, quindi avere un canale mi permette anche di provarli, oppure le lavapavimenti, le aspirapolveri, escono sempre nuovi modelli e avendo la possibilità mi permettono di provare sempre prodotti nuovi, sempre diciamo inventive nuove, eccetera eccetera, tecnologie nuove non mi veniva il termine, quindi comunque io le accetto con piacere, anche perché nessuno mi obbliga a mostrarli, a parlarvene positivamente, a meno che non è un video dedicato a pagamento, allora lì lo sapete e avrete voi libera possibilità di scegliere se comprarlo o no. Tipo tempo fa il robottino della Dreamy, che tra l'altro è fantastico e continuo a farvelo vedere nei video, ma non sono né pagata né ci sto in accordo, niente di niente. Ci ho fatto proprio un video pubblicitario, no? E lì lo sapete, io ci ho pure tolto la pubblicità perché essendo stata pagata dall'azienda ho pensato che non era giusto, me l'ha fatto notare una di voi, che mettesse anche la pubblicità all'interno del video guadagnandoci 2 volte, e quindi l'ho levata. Quindi che a me si venga a sindacare le collaborazioni e le sponsorizzazioni non mi piace e infatti siccome ci sono stata male ieri perché ho ricevuto questo commento, anche parlandone con Claudio, che dopo 3 ore ancora no, perché mi ha detto questo? Lui mi ha detto cancellalo, così non ci pensi, non lo leggi, non ci va, non ci stanno altre persone che magari vanno lì a sostenere queste cose, perché sembra un po' tipo quando uno dice, che ne so, ah, Eleonora,
Non mostrare quella cosa, arrivano tutte sotto. Ah, Eleonora, non mostrare quella cosa. Ah, Eleonora, non mostrare quella cosa. Esempio, no? Tutti i commenti si uniscono a quello negativo. Mentre se nessuno legge un commento negativo, nessuno scrive niente. Non so se avete mai notato questa cosa su tutti i miei video o delle altre, ma è così. Quindi io che ho fatto? Ho cancellato il commento da Instagram e non ci ho più pensato e sto a posto. Perché sinceramente non mi piace il fatto che mi si dica qualcosa, perché io ho sempre detto questo lo ricevuto, questo l'ho ricevuto, questo l'ho ricevuto, questo l'ho ricevuto, non mi sono mai nascosta, non vi ho mai detto l'ho comprato, l'ho pagato con i miei soldi, quando non era così, anche perché credo sia anche vietata questa cosa per legge, quindi figuratevi, come mo che stanno venendo fuori tante questioni sugli youtuber che non hanno dichiarato, i creator che stanno ricevendo multe. Io sono contenta perché io da quando ho il canale YouTube, anche quando prendevo che ne so, 300 euro l'anno li ho sempre dichiarati nella sezione del 730 altri redditi, proprio per non incappare in queste cose, perché io so che poi dopo se fanno i controlli li fanno a 5 anni indietro, vi chiedono o a forfè, diciamo, insomma, ci stanno tantissimissime cose salate che ti arrivano quando non dichiari ed è giusto così tra l'altro, e quindi anche perché non è giusto evadere, quindi anche quando per esempio ho aperto la partita IVA ho sempre sempre dichiarato tutto, ma non voglio elogiarmi perché non è che sto facendo un di più, io sto facendo le cose giuste. Quindi quando mi si viene a sindacare qualcosa, perlomeno io chiedo che sia fatto con cognizione di causa e coscienza. Adesso vado a prendere Auri, che devo anche fare benzina, quindi prima vado dal benzinaio e poi prendo Auri. Aurora, me lo dai il bastone? Dammelo un po'. Grazie. Grazie. No, il bastone volevo. Mi dai il bastone, Aurora? Grazie. Che fai? Scavi per terra? No. Allora io vado. Ciao. Che tipa, che soggetta che è. Ciao. L'ho portata al parco dopo il nido. Sembra che deve piovere, però finché regge la tengo al parco. Aurora? Dove sei? Cioè, guardatela. Lei si reinventa i giochi. Dove vai? Eccola! Gli fai vedere come giochi bene a Tris? Sì, non è così la funzionalità. Balla, balla, tipidi tap. Siamo rimasti da soli al parco. Io direi che è il caso di andare, amore, no? Così facciamo il bagnetto. Mamma ti prepara la cena. Tra l'altro è uscito un sole bellissimo. Infatti mi sono dovuta mettere all'ombra. Perché sennò, guardate, si acceca tutto. Molto happy. Allora, casa, dolce casa, non mi posso inquadrare un po' più sotto perché sono frasi che ho appena fatto il bagnetto ad Aurora e me l'ha fatto praticamente anche a me, quindi appena arriverà Claudio mi farò anch'io la doccia perché sono frasi e perché faceva caldo, quindi una bella doccia ci sta, ma quando sto con Aurora è quasi impossibile perché lei vuole entrare, batte sulla doccia. Adesso sta in camera a giocare e in realtà passeggia tra il corridoio, poi va in camera, poi riviene, sta giocando un po' con i cani, un po' con i giochi. E io volevo preparare la pochette del mattino. Vi spiego che cos'è. Siccome al mattino molto spesso Claudio dorme perché magari è il turno diverso dal mio, o anche Aurora dorme, io non mi riesco a truccare qui in camera, ma appunto vado sempre a truccarmi al bagno o in stanza di Aurora che ha lo specchio a parete. E sinceramente ogni mattina con la torcia devo scegliere il make-up, quindi ho pensato di selezionare dei prodotti che mi potessero far truccare in velocità, tanto comunque bene o male tutti i giorni faccio lo stesso trucco, magari la cambio di settimana in settimana. Fatemi sapere se è un'idea carina, se anche voi solitamente la fate, almeno tutto a portata senza dover cercare di qua e di là.
E soprattutto almeno so già come truccarmi ed è un passaggio in meno. Mi lavo gli occhiali che fanno riflesso e magari la cambiamo di settimana in settimana. Fatemi sapere se siete curiose le prossime settimane e volete vederla. Viene questa riga nera ogni tanto, perdonatemi, non capisco che cos'è, la videocamera è nuova. Costa pure un botto, quindi non si spiega. È arrivata Aurora, la disturbatrice. Allora, da questo cassetto vado a prendere sicuramente il mascara, la matita per le sopracciglia e le metto nella pochette. Altra cosa da mettere è il temperino, avendo sia matita sopracciglia che selezionerò una matita occhi, può essere sempre utile. Quindi temperino, correttore del momento. Terra e blush. Come illuminante sto utilizzando questo. Poi metto questa palette che è pratica per tutti i giorni. Eyeliner in penna, super pratico per l'uso quotidiano. Matita nera e matita labbra. Cipria compatta che è più veloce per l'uso quotidiano. Poi spugnetta e rossetto nude che è tra quelli che voglio finire. E poi aggiungerò i pennelli. E questo è tutto per il trucco quotidiano. In più vado a mettere lo spray che lo utilizzo sempre sia per bagnare la Beauty Blender sia ovviamente per fissare il make-up che per rinfrescarlo. Ricapitolando, questi sono tutti i trucchi che vado a metterci nella pochette. La cosa carina è che inserendoli in questa pochette almeno avrò tutto a portata di mano, anche la mattina di solito poggiavo tutti i trucchi sul lavandino ed era brutto esteticamente, adesso invece li posso riporre qui e nulla, fatemi sapere voi se già lo facevate. Adesso vado a cucinare. Tra l'altro è arrivato anche il pacchetto di Amazon, i pacchetti credo. Vabbè, comunque io faccio sempre quello che spedisce tutto insieme, anche se ti arriva un giorno dopo. Comunque, mi è arrivato e se Claudio riesce a passarlo a prendere, vi farò vedere cosa ho ordinato. Allora ragazzi, è arrivato il momento di fare il polpettone. Io praticamente non ho aggiunto diciamo nulla, ho preso semplicemente il macinato, ho messo due uova sode e adesso andrò a mettere anche il formaggio. Polpettone chiuso, adesso lo vado a rotolare in questa carta argentata. Forno statico e adesso deve cuocere praticamente a 180/190 per 40 minuti. Zucchine pronte, alla fine le ho fatte tutte sulla griglia perché ho visto che Aurora se le mangia, quindi zucchine pronte. Patatele lesse pronte e bon roll pronto, l'ho un po' passato alla piastra per abbrustolirlo. Io sto sudando e qui c'è una bimba super super capricciosa che ha già mangiato la pasta. Stava mangiando il secondo, si è innervosita e mo è nervosa, vuole stare in braccio. Chiamate il papà! Chiamate il papà! Polpettone, eccolo qua tagliato, comunque ci ho messo l'uovo a metà perché era poca carne. Ma si può fare con tutto, prosciutto, quello che vi pare. Buona cena. Buongiorno, allora ieri alla fine è successo un gran casino, cioè niente di che, però praticamente dopo cena Claudio è andato a giocare a calcio. Io sono rimasta a casa, non mi andava di andare a guardarlo, sinceramente perché uno il campo era lontano, quindi è uscito prestissimo, cioè prestissimo alle 8:20 già è uscito e calcolate che lui è rientrato alle 7:40, per cui insomma abbiamo cenato, si è fatto una doccia, si è vestito e è andato. Io nel mentre ho detto prepara Aurora per la ninna, insomma la faccio dormire e tutto quanto. Niente, poi mi ha chiamato che uno in campo si è fatto male, è arrivata l'ambulanza, quindi sinceramente non mi sono messa a vloggare né niente. Questa è stata un po' la serata. Lui si è pure sentito in colpa per essere andato a giocare a calcio, quando io, insomma, lui mi lascia tranquillamente andare a fare aperitivo e quant'altro con le amiche, come è giusto che sia, cioè nella coppia secondo me ci devono stare sia spazi condivisi, che sono i più importanti per mandare avanti il rapporto, ma ogni tanto secondo me c'è bisogno anche di stare con le amiche. Io poi fortunatamente sono mia sorella, quindi con lei ci sto tutti i giorni, per me è amica e tutto quanto, però insomma anche ogni mattina andiamo a fare colazione, cioè il caffè insieme, però insomma secondo me per avere una coppia felice bisogna avere anche dei propri spazi. Poi comunque è andata a giocare a calcio, mica chissà cosa, e quindi nulla, questo è quanto. Mi è arrivato anche il pacco Amazon, ma ve lo mostrerò per voi domani o dopo.